Many audience asked me like if I tried to show this film like documentary style, in a documentary style. But the other, how can I say it? Because I was a documentary filmmaker, so that's only way I can follow people's moving. So of course I was not the cameraman, but the, I just asked to my actors naturally act, and I just asked to the cameraman just follow, stop the camera until I said, you know, okay. And I just don't like kind of momentarily cut out. How can I say it in English? I don't know. Cut. Yeah, I just don't like the many cut, that kind of TV drama style. I don't like it. sì, allora, in molte occasioni dal pubblico mi chiedono se ho scelto di girare questo film con uno stile da documentario. Forse perché i miei lavori precedenti sono stati dei documentari, questo è l'unico modo che ho per seguire bene i movimenti delle persone. Non ero io a portare la telecamera, però quello che ho chiesto da un lato ai miei attori è stato di muoversi naturalmente sulla scena, dall'altro al mio cameraman è stato di seguire i movimenti degli attori in modo continuo, senza mai interrompere fino a che non fossi io a dare lo stop. Non mi piacciono le scene molto tagliate con questo stile più televisivo, mi piacciono più lunghi piani sequenza. Of course it depends. I think I might use the style that the very stable camera next time, maybe next film, but I really want give my audience the moment to think or feel. To read between lines. So I really always, even for my documentaries, I always avoid to explain. Certo, nel mio prossimo film potrei usare altri stili, potrei usare una camera fissa, però non mi piace quello stile perché secondo me non dà allo spettatore la possibilità di pensare, di interpretare tra le righe quello che succede. Sometimes I work for the TV news programs or TV programs. Then some directors or producers said the, oh no, audience doesn't understand. That's why we have to explain more and more and more. I really hate that style. And then my way to make film is the, for acting and also for editing. First of all, to believe in audience. So less explanation, more time to feel something, and more time to see, even without lines, without words. A me in generale non piace spiegare molto nei miei film, non mi piace essere una presenza esplicativa molto forte. Ogni tanto mi capita di lavorare per la televisione, per programmi televisivi, per notiziari, e spesso i produttori o i registi mi dicono no, così non funziona perché il pubblico non capisce. Ma il mio stile di fare film è proprio l'opposto, è quello di non spiegare tanto, di non intervenire, di lasciare al pubblico la possibilità, di fidarmi del pubblico, di lasciare loro la possibilità di capire, di interpretare, lasciargli il tempo di leggere tra le righe. Thank you.